Siamo in compagnia del dottor Fabio Codato, specialista di ortopedia e traumatologia dell'Istituto Clinico Sant'Anna di Brescia. Dottore, benvenuto. Grazie, buongiorno. Parliamo oggi dei traumi dello sportivo. Quali sono e come si manifestano? Sono molti i traumi che possono capitare a uno sportivo, partendo dalla semplice contusione per passare alla distorsione, alle fratture e alle fratture e lussazioni. Sicuramente dobbiamo fare una valutazione di quello che è lo sport che fa l'atleta. Se fanno sport ad alta intensità, ad alta velocità, dove c'è un'elevata energia, pensiamo al motociclista, pensiamo allo sciatore, sono traumi di solito che riportano fratture. Se pensiamo anche ai sciatori, oltre alle fratture possono venire diverse distorsioni capsulo-legamentose, dove l'articolazione maggiormente colpita è il ginocchio, con danni ai legamenti crociati e ai menischi, o danni ai legamenti più ai menischi. Se l'atleta fa uno sport di salto, uno sport di cambi di direzione, come può essere il calcio, come può essere la pallacanestro, abbiamo tantissime distorsioni soprattutto a carico dell'arto inferiore, quindi distorsione del ginocchio, distorsione della caviglia, con danni all'apparato capsulo-legamentoso del ginocchio e al danno all'apparato capsulo-legamentoso della caviglia. Se abbiamo atleti che fanno uno sport dove l'arto superiore è sollecitato, pensiamo al tennista, pensiamo al nuotatore, oppure al pallavolista, la spalla è l'articolazione maggiormente sollecitata e in questo caso abbiamo una instabilità che è la causa principale del dolore alla spalla. Se pensiamo a degli sport nuovi come può essere il padel, che è uno sport che sta prendendo piede e a padel gioca dal 14enne fino al pensionato, abbiamo diversi tipi di problemi, distorsioni a livello delle ginocchia, a livello delle caviglie, possiamo avere problemi di schiena, soprattutto grazie alle rotazioni, e abbiamo visto anche diverse lesioni al tendine d'Achille per i movimenti brevi, per i cambi di direzione e per la superficie d'impatto con la scarpa, dove non c'è scivolamento, il piede si impianta e il tendine d'Achille viene lesionato. Quindi a seconda del tipo di sport praticato possiamo avere dalle contusioni alle distorsioni o addirittura fratture con lussazioni. E dottore, quindi quali sono i trattamenti conservativi e chirurgici che consiglia? Allora, una volta che noi valutiamo il paziente, dopo un'anamnesi, un esame obiettivo accurato che ci permette di chiedere degli esami strumentali precisi che vanno dalla radiografia piuttosto che un'ecografia, una risonanza, un TAC, una volta che abbiamo impostato le terapie e abbiamo capito qual è il problema, di solito facciamo una terapia conservativa. Nelle terapie conservative, che per un ipotetico stiramento, un ipotetico problema muscolare, partiamo con una fisioterapia. Fisioterapia con il laser, gli ultrasuoni, la TCAR, la magnetoterapia. Sempre importante il ghiaccio, perché la crioterapia toglie l'infiammazione e quindi riduce quelli che sono i dolori e le infiammazioni delle strutture. Poi sempre una terapia di tipo farmacologica, dove l'antinfiammatorio sia per orale sia topico, con pomate, usiamo anche l'arnica, usiamo anche l'argilla, quindi sostanze che tolgono l'infiammazione a livello dei tessuti, questo ci permette di togliere l'infiammazione. Poi ultimamente stiamo utilizzando, anche grazie alla collaborazione con i fisioterapisti, i taping che servono per scaricare l'articolazione, per togliere il sovraccarico, per dare una stimolazione propriocettiva anche a livello dell'articolazione, soprattutto se dobbiamo fare un recupero di un atleta che ha avuto una distorsione alla caviglia. Il taping ci permette anche di fare un recupero dell'atleta prima del tempo, quindi una terapia conservativa che è fondamentale quando non dobbiamo intervenire chirurgicamente, perché se viene un atleta e vediamo che ha un'instabilità di ginocchio, facciamo fare una risonanza e troviamo che il legamento è crociato rotto o c'è una lesione flap del menisco, in quel caso la terapia conservativa non serve a nulla, subito gli diciamo bisogna fare l'intervento, ricostruzione del crociato, meniscectomia, quello che dobbiamo fare.
Ma dottore, si possono prevenire questi traumi sportivi e se sì, come? Sì, si possono prevenire. Importante è garantire all'atleta quella che è la massima performance del gesto. Noi che facciamo gli ortopedici, ma che collaboriamo con le società sportive, sicuramente il ruolo dell'ortopedico in relazione col fisioterapista, l'osteopata, l'allenatore e lo staff del preparatore atletico è fondamentale per garantire dei test fisico-atletici idonei per una preparazione corretta, per far sì che l'atleta a livello muscolare sia sempre nella formazione giusta. Se ci sono dei difetti, di correggerli tramite test atletici, test fisici. Importante l'alimentazione, che permette all'atleta di avere un'alimentazione corretta. Se troviamo delle instabilità, correggerle con dei tempi neuromuscolari per dare una stabilizzazione dell'articolazione. E importante il recupero da un infortunio, facendo rispettare le tabelle mediche per far sì che non ci siano ricadute, soprattutto a livello muscolare, e infortuni in caso di legamenti. Dottore, a tal proposito ascoltiamo una testimonianza di un suo paziente. Va bene. Sono Alberto e racconto la mia esperienza riguardo a un infortunio che ho avuto sul campo da padel. Durante un repentino cambio di direzione per uno scatto per andare a prendere una palla corta, ho avuto una fitta al polpaccio che mi ha costretto a fermarmi e non ho più potuto continuare l'incontro. Mi sono rivolto il giorno seguente al dottor Codato, perché il dolore era abbastanza importante, da rendermi difficile anche la deambulazione, il quale ha diagnosticato una tennis leg, cioè una lesione tipica in ambito tennistico o anche del padel, dovuta ai cambi di direzione molto repentini, che consiste nella lesione del muscolo gemello mediale, che è un muscolo che uno dei due muscoli che forma appunto il polpaccio. Ha verificato questo mandandomi a fare un'ecografia muscolo tendinea, e dove si vedeva appunto questa lesione di secondo grado, e mi ha prescritto in primis riposo, un bendaggio funzionale del ghiaccio, e dopodiché mi ha consigliato della fisioterapia funzionale sempre per il recupero della lunghezza muscolare e associato della tecarterapia per velocizzare la guarigione muscolare. E devo dire che è stato un'ottima diagnosi e molto, molto sicuro, e per cui mi sono trovato molto bene. Grazie dottore. Grazie a lei.